Alla fine del XIX secolo l'abitato di Bardonecchia era sostanzialmente diviso in due aree. Il Borgo Vecchio, identificato come il centro storico che circonda l'attuale parrocchia di Sant'Ippolito, e il Borgo Nuovo, la zona del paese nella parte inferiore della conca, nei pressi del traforo del Fréjus. Quest'ultimo borgo nasce negli anni 70 dell'Ottocento, dalle esigenze costruttive del traforo come insediamento residenziale per alloggiare il grande numero di personale impiegato nel cantiere, circa 2.000 persone d'estate e 1.500 d'inverno. Tale insediamento, oltre agli edifici finalizzati al ricovero, ospitava anche tutti gli apparati e le strutture di cantiere, compreso l'edificio dei compressori per l'utilizzo della perforatrice della galleria. I due borghi erano già collegati da una strada, l'attuale via Medail, che nel 1910 si prefigurava solamente come un asse viario circondato da campi e da pochi episodi edilizi. Tra questi si evidenziano soprattutto alberghi e locande, nati intorno alla stazione e all'inizio della via, dapprima per rispondere all'esigenza del cantiere del traforo, poi per le richieste dei villeggianti richiamati in questa località anche grazie alla presenza della nuova linea ferroviaria. Nei primi mesi del 1905 ha inizio in Bardonecchia un progetto di trasformazione dell'area territoriale ferita dall'alluvione del 1863 a sud del Borgo Vecchio ad opera dell'ingegner Mario Capuccio. A questo scopo, nel 1907, egli fonda la società immobiliare Bardonecchia e affida all'ingegner Carlo Angelo Ceresa il progetto urbanistico e architettonico di quello che secondo alcune cartoline dell'epoca è denominato il Borgo Nuovo, omonimo del Borgo Nuovo sorto presso il traforo, con cui non deve essere confuso. Fu così che l'intento di provvedere alla riqualificazione territoriale si trasformi in un sogno, più ardito e più ambizioso, quello di proiettare la cittadina di Bardonecchia verso un futuro di rilevanza internazionale come luogo di villeggiatura d'élite. Tuttavia, tale intuizione non si basava solo sulla presenza di queste infrastrutture. Altre trasformazioni culturali e sociali concorrono a sostenere il progetto di Capuccio. La nascita dell'escursionismo alpino insieme alla scoperta delle montagne valsusine danno nuova esca a una passione che proprio in quegli anni si stava consolidando. È del 1901 la salita di Kind e compagni sul Monte Tabor. Nel 1908 viene fondato lo Ski Club Bardonecchia e nel 1909 vengono organizzate nella cittadina gare internazionali di salto con gli sci. Né era estranea a questo processo la nascente pratica della classe borghese di godere periodi di villeggiatura al di fuori delle città di residenza, trascorrendo i mesi estivi in ambienti montani o marini. E proprio a tale scopo, nel borgo fu per prima cosa realizzata da Capuccio la reggimentazione del torrente Larò e la costruzione dell'acquedotto. Per quanto riguarda l'impianto urbanistico formato da almeno una quarantina di lotti e ancora oggi parzialmente leggibile nel tessuto urbano, il progetto di Ceresa prevedeva, oltre alla costruzione di ville e giardini intorno al Gran Viale, l'attuale Viale Capuccio, la realizzazione in posizione centrale e dominante di un imponente palazzo. Tale struttura, che in un primo tempo si pensava di destinare a grande albergo, con sale da musica, saloni da ballo, un centinaio di camere, teatro e cinematografo, venne poi successivamente ridimensionata e destinata ad essere un Kursaal, l'attuale Palazzo delle Feste. L'idea portante del progetto, forse ispirato alla cultura anglosassone, era quella di creare un grande parco giardino. Le ville, infatti, non avrebbero dovuto coprire più del 15% dell'area del terreno, con palazzine non più alte di 7 metri. I giardini, a loro volta, erano cintati con infriate molto leggere, in modo da permettere la fruizione generale al villeggiante a passeggio. I due progetti del Grand Hotel Larò e del Kursaal, dei quali solo quest'ultimo venne realizzato,
L'attenta ricerca di una loro collocazione dominante e la fastosità degli ambienti ci confermano la grandiosità del progetto complessivo e una precisa volontà di elevare la villa di Bardonecchia non solo a cittadina modello di villeggiatura signorile, ma anche quale centro turistico sulle orme delle città termali europee. Negli anni a cavallo tra il 1905 e il 1913 si eressero 5 delle 6 ville e il Palazzo delle Feste. Due di esse furono progettate e costruite dalla società immobiliare Bardonecchia e le altre 4 erette per conto proprio di privati che acquistarono il terreno dalla suddetta società. Solamente una viene costruita nel primo dopoguerra. La ragione di questo lavoro nasce dal desiderio di testimoniare l'impresa di Mario Capuccio, che, malgrado la giovane età e grazie alla sua formazione, ha avuto la volontà, la preparazione e la capacità di guardare oltre, dimostrando di avere uno spirito aperto alle nuove istanze sociali e rivolto al progresso e al mondo internazionale. Si vuole inoltre illustrare l'opera di Carlo Angelo Ceresa a Bardonecchia, per mettere in luce la figura professionale di progettista e di teorico. Il monumento, scrive Ceresa, se così vogliamo chiamare con un nome complessivo l'opera architettonica, concentra in sé l'anima di un popolo e pel sentimento per cui esso fu eseguito e per la grandiosità e forza con cui questo fu esplicato. E l'analisi di questi monumenti che dà a noi mezzo di scrutare e pesare con giusta misura quanto può dirsi il sensorium sociale delle varie epoche. I documenti ufficiali riguardanti l'episodio del secondo Borgo Nuovo sono per lo più andati perduti. Questo lavoro nasce dalla preziosa occasione di studiare il corposo ed eterogeneo archivio privato di Carlo Angelo Ceresa, che contiene anche la documentazione e i numerosi disegni di progetto dell'esperienza condotta dall'ingegnere a Bardonecchia tra gli anni 1905 e 1923, anno della sua morte improvvisa. Questo studio è anche il risultato di un'attività interdisciplinare svolta al Politecnico di Torino con il Laboratorio Multimediale per la Comunicazione dell'Architettura, con gli studenti del corso di Percezione e Comunicazione Visiva e con gli studenti della laurea specialistica nel workshop Rappresentazione Digitale per il Progetto e la Comunicazione dell'Architettura, workshop che proseguirà con alcuni studenti della Val di Susa.